Da quel momento, dopo quella ferma decisione, Gesù punta dritto al traguardo e anche alle persone che incontra e anche gli chiedono di seguirlo. Dice chiaramente quali sono le condizioni: non avere una dimora stabile, sapersi distaccare dagli affetti umani, non cedere alla nostalgia del passato. Ma Gesù dice anche ai suoi discepoli, incaricati di precederlo sulla via verso Gerusalemme per annunziare il suo passaggio, di non imporre nulla. Se non troveranno disponibilità ad accoglierlo, si proceda oltre, si vada avanti. Ma Gesù non impone mai. Gesù è umile. Gesù invita. Se tu vuoi, vieni. L'umiltà di Gesù è così. Lui ci invita sempre, non impone. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il Signore disse a Elia: ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12°. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: vai e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del gioco dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito
e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste, ma se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete sotto la legge. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: Seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Gesù scende dalla Galilea al nord della Palestina, diretto verso la Giudea, che si trova a sud, e in questo cammino deve attraversare la Samaria. Ma come sappiamo, i samaritani consideravano i giudei nemici. Così, quando Gesù e i suoi discepoli chiedono a dei samaritani di poter pernottare nel loro villaggio, ricevono un netto rifiuto. Giacomo e Giovanni, soprannominati anche figli del tuono, si offendono a morte e vogliono farla pagare ai samaritani. Oltretutto non si accontenterebbero di una vendetta puramente umana, hanno visto che Gesù fa i miracoli e pensano dunque di poter tirare il cielo dalla loro parte. Ma Gesù la pensa diversamente, si volta e li rimprovera. In quello sguardo severo c'è tutta la distanza tra lo stile di Gesù e quello dei discepoli. Lui non rimprovera i samaritani che lo rifiutano. Rimprovera piuttosto i discepoli che lo difendono. Per lui gli avversari non sono nemici. Nemici semmai diventano quelli che vorrebbero difenderlo con la violenza. Gesù non risponde mai al rifiuto con la violenza, anzi ha sempre chiesto ai suoi discepoli di rispondere all'arroganza con la ragione e col perdono, per interrompere la catena dei risentimenti e delle vendette. Tirare poi in ballo Dio è la forma più sottile di vendetta, perché vorrebbe piegare le potenze celesti al proprio interesse. Purtroppo, come sappiamo, nel corso della storia l'atteggiamento vendicativo dei due figli del tuono è stato tradotto in pratica da uomini di diverse religioni e in alcuni casi succede ancora. E se ci pensiamo, anche ciascuno di noi, nelle diverse vicissitudini della vita, è esposto a questa tentazione. Non ci è mai capitato di pensare che se noi fossimo al posto di Dio sapremmo come ristabilire la giustizia, punendo i cattivi e premiando i buoni. Magari qualche volta ci è anche venuto d'istinto augurare del male a qualcuno che ci ha offeso, sperando in fondo che il cielo raccogliesse il nostro desiderio. Ma se c'è una preghiera che non sale al cielo, è quella rivolta contro qualcuno. Gesù non fa mai dei miracoli contro, ma sempre per l'uomo. Dio opera sempre a favore. Il suo modo di difendersi non è quello di incenerire l'avversario, ma è quello di perdonare, di amare ad oltranza. E noi diamo una mano a Dio in questa difesa solo nella misura in cui ci impegniamo a difendere l'uomo, quando cioè ci diamo da fare per un mondo più capace di giustizia, di rispetto e di amore, a partire dalle nostre relazioni di ogni giorno.